giornale della sera. È di pochi minuti fa la notizia di un furto avvenuto all'interno degli spogliatoi durante lo svolgimento di una partita della rappresentativa sportiva della polizia penitenziaria. In tutta la città si è scatenata una caccia all'uomo. Testimoni oculari parlano di due uomini allontanatisi a bordo di un'auto di colore scuro. Ne stanno già cominciando a parlare dappertutto. Sì, ma mi dici cosa ci facciamo qui? Non erano questi i patti? I patti sono cambiati, come avrei potuto sentire. Sì, ma Battista? Avevamo appuntamento qui per la consegna della... Battista avrà la sua consegna. Per lui non cambia nulla. Sì, ma lui non c'entra niente in questa storia. Nessuno c'entra qualcosa in questo affare. Le informazioni che sono state date erano sbagliate e qualcuno deve pagare. Tocca a te decidere chi dei due. Ehi, Battista. 2-1. Sì, scusami. Ho avuto una lunga giornata. E ti sei più riuscito a vendere quelle scarpe che ti avevo dato? Sì, certo. Questa è la tua parte. Bravo. Queste ci fanno proprio comodo, eh. Vedi che il buon vecchio cugino Battista ogni tanto è ancora utile. È meglio come trequartista, però. Lo so. Fosse stato per quel maledetto infortunio. A quest'ora non sarei certo qua a fare questa vitaccia, poco ma sicuro. Sì, lo so, ma tu non devi neanche continuare a pensarci, devi concentrarti sul presente. Presente, appunto. Che cosa ci faccio io qui? Io non sono un criminale, tu lo sai. Lo faccio solo per mio figlio Nico. Lui merita un futuro migliore. Sì. Lo sai com'è, a volte la vita ci costringe a fare scelte che non ci piacciono. Sarà come dici te, ma questa per me è l'ultima. Io da lunedì ricomincio in fabbrica. Vieni invece di andare a muoverti, che altrimenti arrivi tardi all'appuntamento. Che ci fai te qui? Nico, io niente, aspettavo una persona. Tu invece? Ero a casa di Fabio. Abbiamo un esame settimana prossima. Ho capito, ma studi anche di domenica. In realtà volevamo giocare anche col pallone, ma si è fatto tardi e stiamo tornando tutti a casa. Ti ho mandato diversi messaggi le settimane scorse. Volevo parlarti, ho trovato un nuovo impiego. Ero impegnato. Sai, devo fare la tesi. Ma la domenica devi usarla per lo sport o per qualche ragazza. Lo studio va bene, però... Però cosa? Che ne sai te di come si studia? Io sono ancora tuo padre. Ed è grazie a questo se io alla tua età ero diventato qualcuno. Sì, ed è sempre grazie a questo che ora ci troviamo nei casini io e la mamma. Che bell'insegnamento. Non è così semplice. Ah sì? Anzi, sai che ti dico? Un insegnamento me l'hai dato. Non voglio essere come te. Voglio essere una persona migliore. Lo studio mi permette di esserlo. Io mi sono fidato delle persone sbagliate. E spesso erano uomini con la cravatta, quelli che tu ammiri tanto. Sì, sarà così. Ora devo andare. Ciao. Per essere uomini di parola non serve una laurea, te ne accorgerai.
Che volete? Lasciatemi! Non c'entro niente, lasciatemi! Mi hanno incastrato! No, lasciatemi! Lasciatemi! Non ho fatto niente! Esatto, Lu. E giovedì abbiamo l'ultima udienza, quella decisiva. Insomma, siamo ad un passo dal premio delle parcelle, te ne rendi conto? Tanto quelle società sarebbero fallite comunque. E poi dovremmo pure meritarceli sti soldi, no? E lei da dove è entrato? Avevo un appuntamento? Veramente no. Ma è tutto il giorno che la sto aspettando qua fuori. In che modo posso esserle utile? Sono venuto per la mia associazione. L'udienza di giovedì. Il fallimento dell'associazione Foschi. Come no? Permetta, avrebbe dovuto capirlo qualche anno fa. Con la beneficenza non si va da nessuna parte. Se lei mi potesse dare ancora un mese, ho trovato una persona che potrebbe finanziarci, così saremmo in grado di aiutare legalmente le persone nel bisogno e le loro famiglie. Purtroppo ogni mercato ha le sue leggi. E in questa contano solo le leggi del profitto. Come dire, la sua è una causa persa. Capisco. Evidentemente lui si era sbagliato. Lui chi? Signor Foschi, credo che lei abbia sbagliato persona. Io non ho mai mancato di compiere il mio dovere sul lavoro. A qualunque costo. No, non ho sbagliato persona. Quell'uomo la conosceva bene. Meglio di chiunque altro. Anni fa aiutare una persona a lei molto cara. Mi disse che nel momento del bisogno lei mi avrebbe dato una mano, che non sarebbe diventato come gli altri. Adesso è ora che io vada. Se permette, mi stanno aspettando.